Ciao ragazzi, bentornati su Italian Bartender. Oggi vediamo insieme come si costruisce il cocktail Paradise. Il Paradise è un drink che va servito in coppetta, quindi come vediamo l'abbiamo già messa qui davanti a noi a raffreddare. Prendiamo poi il nostro shaker, quindi capiamo già che è un drink che va shakerato come metodo di costruzione. E andiamo a raffreddarlo. Un paio di colpetti sono più che sufficienti e andiamo a costruire il drink che si compone con London Dry Gin come distillato di base in una dose di 30 ml. Seguiamo con Apricot Brandy in circa 3 quarti d'oncia o 20 ml. E finiamo con mezz'oncia, quindi 15 ml, di succo di arancia spremuto fresco. Andiamo a... svuotare lo shaker dell'acqua in eccesso e andiamo quindi a shakerare il nostro drink. Una volta che il nostro shaker diventa bello freddo, vediamo già i segni che ha lasciato la shakerata, andiamo a svuotare la nostra coppetta sia dall'acqua sia dal ghiaccio in eccesso per andare poi a filtrarlo. Io, come sempre, preferisco fare un double strain per avere un prodotto più pulito in bocca. A dispetto del nome Paradise, questo è in realtà un drink che nulla a che fare con note caraibiche, come potrebbe appunto il nome farci pensare, ma in realtà si trova già una prima ricetta nel manuale di Harry Craddock di 1930, anche se già nel 1913, grazie al ricettario di Straub, e poco dopo, nel 1922, Robert Vermeer... Così come anche il ricettario di Robert Vermeer del 1922 riporta una ricetta di questo ottimo drink. Anche in questo caso tovagliino di servizio, una scorzetta di arancia come guarnizione. Andiamo a tagliare da un'arancia una piccola scorzetta, come sempre olio essenziale in superficie, e il drink è servito.